Mentre il boscaiolo faceva una scala con del legno raccolto nella foresta, Dorothy si mise distesa e si addormentò perché era stanca della lunga camminata. Anche il leone si rannicchiò per dormire e Toto fece lo stesso accanto a lui. Lo spaventapasseri guardava lavorare il boscaiolo e gli disse: «Non riesco a immaginarmi la ragione di questo muro e nemmeno di cosa sia fatto». «Riposati il cervello e non ti stare a preoccupare del muro», rispose il boscaiolo. «Cosa c'è dall'altra parte lo sapremo quando saremo in cima». Dopo qualche tempo la scala fu terminata. Sembrava malferma, ma il boscaiolo di latta ne garantiva la stabilità e l'adeguatezza al loro scopo. Lo spaventapasseri svegliò Dorothy, il leone e Toto, annunciando che la scala era pronta. Lo spaventapasseri si arrampicò per primo, ma con tanta goffaggine che Dorothy dovette seguirlo da presso per impedirgli di cadere. Quando si affacciò in cima al muro, lo spaventapasseri disse: «Accipicchia!» «Muoviti!» esclamò Dorothy. Così lo spaventapasseri salì ancora e si mise a seguire in cima al muro. E Dorothy si affacciò anche lei e gridò: «Accipicchia!» proprio come lo spaventapasseri. Poi arrivò Toto e immediatamente si mise ad abbaiare, ma Dorothy lo fece tacere. Il leone fu il prossimo ad arrivare in cima alla scala e per ultimo arrivò al boscaiolo di latta ed entrambi esclamarono: «Accipicchia!» anche loro, appena affacciati in cima al muro. Quando furono tutti seduti in fila lungo il bordo del muro, guardarono sotto e videro uno strano spettacolo. Davanti a loro c'era una grande distesa di territorio liscio, bianco e luccicante come il fondo di un enorme piatto. Sparpagliate qua e là c'erano molte case fatte totalmente di porcellana e colorate a tinte vivacissime. Queste case erano molto piccole, le più grandi non superavano la vita di Dorothy. C'erano anche graziose fattorie circondate da steccati di porcellana e molte mucche, pecore, cavalli, maiali e polli. Tutti di porcellana, a tanti gruppi. Ma la cosa più strana di tutte era il popolo che abitava quel bizzarro paese. C'erano lattaie e pastorelle dal corsetto a colori allegri, e gonne tutte picchiettate d'oro, e principesse dalle vesti sgargianti d'argento, d'oro e di porpora, e pastori in braghe a strisce color rosa, gialle e azzurre, e scarpe dalle fibbie d'oro. E principi con in capo corone ingioiellate e addosso manti di ermellino e giustacuori di raso, e buffi pagliacci dalle vesti sgualcite con macchie rotonde di rosso sulle guance e alti cappelli appuntiti. E la cosa più strana di tutte è che era tutta questa gente era fatta di porcellana, vestiti compresi, e così piccola che nemmeno i più alti superavano il ginocchio di Dorothy. Dapprima nessuno guardò i viaggiatori, a eccezione di un minuscolo cane di porcellana color porpora, dalla testa troppo grande. Questi venne sotto il muro e si mise ad abbaiare, con una vocina stridula, prima di scappar via un'altra volta. «Ma come si fa a scendere?» chiese Dorothy. La scala era così pesante che non riuscirono a issarla, e così lo spaventapasseri si buttò giù dal muro e gli altri gli saltarono sopra per non farsi male sul pavimento duro. Naturalmente cercarono di non cadergli sulla testa per non infilarsi le spille nei piedi. Come furono a terra sani e salvi tutti quanti, si rimisero in piedi lo spaventapasseri, che era rimasto totalmente appiattito, e a forza di colpetti gli sprimacciarono l'imbottitura. «Dobbiamo attraversare questo strano posto per arrivare dall'altra parte», disse Dorothy. «Non sarebbe saggio seguire una direzione diversa dal sud». Si avviarono attraverso il paese dei popoli di porcellana e la prima cosa in cui si imbatterono fu una lattaia di porcellana che mungeva una mucca di porcellana. Al loro avvicinarsi, la mucca sferrò improvvisamente un calcio, abbattendo lo sgabello, il secchio e perfino la sua mungitrice, i quali tutti caddero con grande strepito sul pavimento di porcellana. Dorothy rimase a bocca aperta quando vide la mucca. Si era spezzata la zampa di netto e il secchio era finito in mille frantumi. E
mentre la povera lattaia aveva il gomito sinistro sbeccato. «Bravi!» esclamò irritata la lattaia. «Vedete cosa avete fatto? La mia mucca si è rotta la zampa e ora devo riportarla al negozio a farla aggiustare. Che modo è questo di venire a spaventarmi la mucca così?» «Mi spiace tantissimo», rispose Dorothy. «Ti chiediamo scusa». Ma la graziosa lattaia era troppo indignata per rispondere. Raccolse imbronciata la zampa e si tirò dietro la mucca. La povera bestia zoppicava sulle altre tre. Allontanandosi, la lattaia si lanciò parecchie occhiatacce di rimprovero dietro le spalle, verso quei maldestri stranieri, tenendosi il gomito sbeccato stretto al corpo. Dorothy rimase assai addolorato per l'infortunio. «Dobbiamo fare molta attenzione qui», disse il boscaiolo col suo cuore gentile. «Potremmo procurare dei guai irreparabili a questo grazioso piccolo popolo». Un po' più avanti, Dorothy incontrò una giovane principessa riccamente vestita che si fermò di colpo alla vista degli stranieri e fece per scappare. Dorothy, che voleva veder meglio la principessa, le corse dietro, ma quella fanciulla di porcellana gridò: «No, non mi inseguite, non mi inseguite!» Aveva una vocina così spaventata che Dorothy si fermò e disse: «Perché?» «Perché», rispose la principessa, fermandosi anche lei a distanza di sicurezza, «se scappo posso cadere e rompermi». «Ma dopo non ti possono aggiustare?» chiese la bambina. «Oh sì, ma dopo tanti aggiustati non sei più tanto carina, sai?» rispose la principessa. «Capisco», disse Dorothy. «C'è il signor Joker, uno dei nostri pagliacci», continuò la damina di porcellana, «che cerca sempre di stare ritto sulla testa. Lui si è rotto talmente tante volte che avrà 100 aggiustature e non è affatto carino. Eccolo che viene, puoi vedere da te». E infatti un vispo piccolo pagliaccio avanzava ora verso di loro e Dorothy vide che, con malgrado il bel costume rosso, giallo e verde, costui fosse completamente coperto di spaccature che correvano in tutte le direzioni, mostrando chiaramente come fosse stato aggiustato in molti punti. Il pagliaccio si mise le mani in bocca e, dopo aver gonfiato le guance e accennato col capo verso di loro con aria impertinente, disse: «La vuoi chiudere la bocca? Cos'hai ancora da fissare? Non venirmi a raccontare che non sai cos'è un pagliaccio. Bell'effetto che ti faccio, te ne stai come un'allocca». «Calma, signorino», disse la principessa, «non vedi che questi sono stranieri e vanno trattati con rispetto?» «Cospetto? Ecco il rispetto», dichiarò il pagliaccio e immediatamente si mise ritto sulla testa. «Non badate al signor Joker», disse a Dorothy la principessa, «hai dei grandi spacchi nella testa, il che lo rende sciocco». «Oh, non mi dà fastidio», disse Dorothy, «ma tu sei talmente graziosa che potrei volerti molto bene, ne sono certa. Non vuoi che ti porti con me nel Kansas? Ti metterei sul bordo del caminetto di zia Em. Potresti portarti nel mio cestino». «Sarei molto infelice», rispose la principessa di porcellana. «Capisci, qui nel nostro paese noi siamo felici e contenti e possiamo parlare e spostarci come ci pare, ma come ci portano via diventiamo rigidi e possiamo solo stare immobili ed essere graziosi. Naturalmente non ci si aspetta altro da noi quando siamo sui camini, sulle console, sui tavolinetti dei salotti, ma qui nel nostro paese la vita è molto più piacevole». «Non vorrei renderti infelice per nulla al mondo», disse Dorothy, «perciò ti dirò soltanto arrivederci». «Arrivederci», rispose la principessa. Avanzarono con molta circospezione attraverso il paese di porcellana. Per paura di incidenti, gli animali e tutte le persone si facevano da parte al passaggio degli stranieri, i quali, dopo un'oretta giù di lì, giunsero dall'altra estremità del paese, davanti a un altro muro di porcellana. Per fortuna non era alto come il primo, e, salendo sulla groppa del leone, riuscirono tutti ad arrampicarsi fino in cima. Poi il leone si rannicchiò sulle zampe e scattò sul muro, ma nel salto colpì con la coda una chiesa di porcellana, mandandola in mille pezzi. «Peccato», disse Dorothy,
Però, tutto sommato, abbiamo avuto fortuna a non recare a questo piccolo popolo altro danno della rottura di una zampa di mucca e di una chiesa. Sono tutti talmente fragili. È vero, disse lo spaventapasseri, e io sono contento di essere di paglia e di non potermi rompere facilmente. Ci sono cose peggiori al mondo che essere uno spaventapasseri.